Ole, visitiamo subito il deserto. Bentornati ragazzi su New Pokémon Snap. Qui su Pokémon Next. Io sono Diegub e oggi farò delle foto incredibili. Guarda qui, subito Scorupi, che va subito sotto la sabbia. Guarda quello là, Neliolisk. Oh, era un Mandipass. Dai. Ok, più o meno. Sì. E ciao. Ciao ciao Mandibuzz. Quindi qua sotto, oh, c'è Scorupi, vedi? Niente, se ne va. Dispettito proprio. Non ti ho fatto niente però. Cacnea, Cacnea io lo adoro, dovete saperlo. Io adoro Cacnea. Non so perché, onestamente. Oh, Rotola! Rotola! Guarda Heliolisk, tutto imbarazzato per quello che ha appena visto. Mangia? No, se ne va sottoterra pure lui. I Pokémon di questo percorso hanno dei problemi. Sono asociali. Qui c'era un altro Scorupi, immagino. Sì, era Scorupi. Scorupi. Mandibuzz. Sta vicino! Ah, non lo so. Sarà venuto bene, sarà venuto male. Sono dei tornadi di sabbia, tra l'altro. Mandibuzz. Chissà se vedremo anche Breviary. Una bella foto per Mandibuzz. Ti prendo con la mela. Tanto preso. Ma guarda, proprio come degli avvoltoi si aggirano di noi. Potete lasciarmi in pace. Non sono morto. Oh, bello l'Icarrock. Guarda lì, regale. Fiero. Per loro. Madonna. Centarchic. Bello Torchic. Micelio riesco che dorme. Olè. Bella questa zona. Come la precedente mi ricorda un sacco Pokémon Ranger Ombre su Almi. Anche lì c'era il deserto e c'era il tempio Hippodon. Bei bei tempi. Magari avere un Pokémon Ranger così, no? Magari avere un altro Pokémon Ranger, più che altro. Aspetta, non ho provato a dargli la mela. Poi la mangi? Sta volando. Nemmeno tocchi terra. Ok, ho capito. Figo Hippodon. A molti non piace, ma personalmente a me un sacco. Piace veramente un sacco. Una roccia erosa che fa nido ai Pokémon. E ci sono anche Vivillon con il... motivo, come si chiama? Sabbia. Ovvio. Abbiamo pressoché finito, credo. Abbiamo sì finito. Tu dove vai? E come corre? Bellissimo. Ah, qua giustamente c'è Tinsir, la trappola del formica leone. Mangia. Quindi anche lì c'era un Pinsir e ce ne sarà uno anche lì. Cos'è? Ah, sta tornando giù. Figo. Figo anche questo percorso. Dunque, abbiamo sbloccato un nuovo percorso. Ah, ok, ho capito. Bene. Andiamo subito. Deserto di notte. Ora possiamo usare anche le sfere lumina, giustamente, per mettere in risalto Trapinch. No, non posso usare le sfere lumina, dire il vero. Trapinch, bellino.
Gli scorupi scappano. Non si girano nemmeno, eh? Ma guarda quel cacnea. Ma no, sono troppo belli. Sono troppo belli. Sono troppo belli. Sono troppo fucking belli. No, 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 no. Quello è sensory. È sensory. Se non li riesco a fotografare da davanti, è inutile. Bello cacnea. Ancora sensory, ma... Oh! Ma che era? Ma che... Si sono attaccati, è tipo lanciato... Incredibile. Incredibile. Mo ce l'ho Asi. E vediamo un pochettino come è cambiata la faccenda. Perché di Pokémon qua non ne sto vedendo, quindi possiamo fare ben poco che se non aspettare. Però mi piacerebbe anche vedere il fenomeno Lumina. Dov'è? Oh, i Lycanroc forma notte, giustamente. Ammazza, no? Che foto ho fatto con il Glad. Bello, molto molto bello. Rocca. Bellissimo. Dove mi porti? Fammi vedere. Traccio. Mio Dio. E se gli lancio la mela? Se ne va giustamente. Eh no, esce. Kanga? Che vuoi tu? No. Che senso, Ryu? Devo lanciargli una mela per... Oh no, lo stanno imbruttendo. Hanno imbruttito Sensryu. Ma lo stanno inseguendo pure. Incredibile. Oh, oh, oh. C'è qua Ionix. Ma cosa sono queste cose che arrivano? Ah, è Minior. Ma non me l'aspettavo. Spettacolare. Bellissimo Minior, tra l'altro. Uno dei miei Pokémon preferiti di settima generazione. Wow. Gli Onix che dormono, tanto vale fare una foto. Guardalo, guardalo. È una pioggia di comete. Ma che figo. Quindi con il flauto. Adesso ho capito l'autorità. Li sveglio. Tranne Scorbi che voglio fare i suoi. Ma che belli Minior. Senza parole. Davvero? Davvero? Bello, bello, bello. Bentornato. Ho appena finito di analizzare i dati sul fenomeno Lumina di Volcas. Ma veniamo subito al dunque. Qualcosa per te. È una sfera luminosa per Volcas. Ah, ecco perché non potevo ancora utilizzarla. Verde.
Flygon. Ok, stavo facendo livello per conto mio per far aumentare il livello di esplorazione. E Flygon, così. È ancora lì. Poi hanno anche riprodotto fedelmente la voce del Pokédex, ovvero che Flygon si dice essere la voce del deserto, perché quando vola le sue ali producono un suono particolare. Lì c'è Tyranitar, tra l'altro. Good dog! Good dog. Sta dormendo. Per svegliarlo. È come Barba Bianca. È morto in piedi. Non si muove. Non lo puoi svegliare. Oh! Lo puoi svegliare. What the fuck? La spacca? No, non la spaccherà mai. Spacca. Figo. Bene, darei inizio alla riunione. Prof, scommetto che stai per dirci dove andiamo questa volta. Sei incontenibile come al solito. Esatto, abbiamo una nuova destinazione. E allora dai, dici qual è. Va bene, va bene. La nostra prossima meta sarà un vulcano. Wow, non l'avrei mai detto che lì c'era un vulcano. Va bene. Bisogna potenziare ancora la Neo 1 e solite cose. Oh, c'è subito Altaria. Quindi qua ci saranno tanti Pokémon di tipo fuoco, drago, roccia e quant'altro, giustamente. Fammi vedere subito questo Altarione. Che carino. Stupido proprio. I Luxray! Perché sono lì? Che vuoi te? Ah, che bello Luxray, è troppo bello. È troppo bello, non c'è verso. Troppo più bello di tutti gli altri Pokémon. Puoi mangiarti la mela, eh? Se vuoi. Troppo bello Luxray. Non c'è niente da dire. Ci sono gli Archeops. Aerodactyl! Ah, vabbè, qua arrivano vibes dell'episodio in cui il Charizard di Ash si evolse. Oh! Ma che fa? Monferno! Ma una cosa che non mi piace è il fatto che abbiano usato proprio versi di animali reali per i Pokémon in questo gioco. Si è sentito il verso di una scimmia adesso che è passato Monferno. Potevano evitare, secondo me, però... Guarda questo che si è perso. Al Moonwalk, tra l'altro. E dove... da dove stiamo salendo? Ah no, stiamo andando dentro una grotta, manco l'avevo vista. Perché giustamente lì c'è magma, quindi andare con la New One potrebbe non essere la cosa più sensata da fare. Dimmi un po', che c'è lì? Magma? Ah no, Ambra, giustamente, oh, c'è Aerodactyl. Sì, che foto. Che foto. Graveler. Facendo foto orribili. Questa era carina. Ma? L'ho ucciso. Spero che valga tanti punti. I Graveler scalano le pareti così.
Oh no. Senti, c'è ancora Monferro, dato che fa la scimmia. Ok. È una scimmia, quindi... No, Slagma! Morto. Finito. Oh, dov'è sta scimmia? Oh, Charmander. Ah, erano loro, non era Monferno. Erano loro che fanno i bambini urlanti. Va bene. The Slagma. Torkoal! Troppo su. Che figo questo posto. È lì Monferno. Sono tutti Charmander. Quindi ci sarà Charizard prima o poi in questo vulcano. Graveler. Dove va? A sto pazzo. Antiche rovine. Non c'è un Pokémon particolare qui, no. Oh, vabbè. Che si dice, prof? Quale sarà la prossima area che andremo a visitare? Un'enorme montagna nel cuore di Amenias. Quindi ci saranno un sacco di Pokémon di tipo volante. Figo, difficile da fotografare, ma figo. Bosco 4 climi, ah, meglio, meglio, bello. Un bel posto tetro. Figo, 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 figo. Non vedo l'ora, ma ovviamente questo lo faremo nella prossima parte di New Pokémon Snap. Come al solito mi piace e ben accetto. Aiutate a supportare il canale anche iscrivendovi. E niente, qui da Diego per oggi è veramente tutto. Alla prossima!